E signori, prima di proseguire con la storia principale, mi ero dimenticato di alcune missioni praticamente fondamentali per questa storia, che sono le missioni soccorso, che io non mi ero proprio inculato, ma seriamente. E allora, prima di proseguire troppo con la storia, andiamo a farle. Sì, ho dovuto cominciare un'altra campagna, farmela fin qui per fare queste missioni. Sono un matto e... però voglio che siano presenti, quindi facciamole. Allora, partiamo dalla borseggiatrice. Lei. Per forza. Parla, parla. Cerca di non spendere tutto quel denaro in un posto solo. Di quale denaro stai parlando? Signora, riconosco un borseggio quando lo vedo. La tua tecnica è... Grazie a Paola. Ma non perfetta. Direi, fino a oggi nessuno mi aveva mai colta sul fatto. E t'ho colto io. Fai qualche trucco. Non mi servono lezioni, posso dimostrarlo. Dammi un minuto e ruberò più di quanto tu possa fare in un giorno. Beh, comincia. Ruba 150 prima della tua avversaria, ok. Ma perché non mi fa borseggiare? Attenzione! Scusa. Va bene. Siamo partiti in ritardo, così la sfida si fa più interessante, va bene. Possiate crepare! Vergogna! Smettetela! Aguzzini! L'importante è che non vengano le guardie. Non ho fatto il calcolo da quanto sono partito, quindi... Aguzzini! Mi sa che mi tocca... 764. Che cazzo era questo? Minchia. Ricchissimo. Uno va in giro con un soldo nella borsa. Beh, a me non è andata così male. È il tuo giorno della bontà? Non fare il superiore. Sono brava a rubare. L'hai veduto coi tuoi occhi? L'hai veduto, italiano arcaico. Unirti agli assassini per impiegare meglio il tuo talento. Immagino che dovrei, vero? Non posso vivere per sempre del lavoro degli altri. Va bene, allora. La borseggiatrice l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono missioni molto, molto easy, quindi tranquilli. Niente di impegnativo, se non dover attraversare ogni volta la mappa. Comunque, in realtà... ci danno più missioni di quelle che poi dobbiamo fare, quindi questo significa che una missione la possiamo fare in più punti della mappa. E a noi ci va bene così, perché non ho voglia tipo di andare da una parte all'altra. Comunque, aiuta l'abitante che si trova esattamente sopra. Praticamente ad Assassin's Creed Brotherhood queste erano missioni di free roam, cioè incontravi la gente, la salvavi, la reclutavi. Qua è un pochino diverso. Buono. Minchia. Ok. Non meriti la solitudine. E non c'è bisogno che tu provi paura. Lascia che ricambi la tua cortesia con l'azione, assassino. Se mi accetti. Tutte donne per ora, eh? Mi unirò alla tua casa. Tutte donne. Domina Seretti. Allora, un attimo, un secondo. Il problema è che le missioni non sono segnate, quindi è probabile che ti capiti, come dire, sia una che l'altra, sia la free roam stile Brotherhood o stile pure Assassin's Creed primo, oppure la missione vera e propria, quelle che stiamo cercando di fare. Quindi andremo veramente alla scoperta. Tanto dire che hanno massacrato una campana piena di bambini. Comportarsi come una scimmia. Tattica: dargli i soldi e rubarglieli. È una tattica che non ho adottato negli Assassin's Creed precedenti. Me ne sono accorto troppo tardi che si poteva fare. Sono un coglione. Un coglione certificato, eh.
Uccidi le guardie. Andiamo. Fuori. Fuori. E ciao. Combatti per una causa onorevole e giusta, non solo per la tua vita. Se posso aiutare altri come tu hai aiutato me, lo farò volentieri. Un'altra donna, ragazzi, un'altra donna. Niente di contrario, per carità. Vediamo se qua troviamo fortuna. Ok, signori, aiutiamo di nuovo l'abitante. Evidentemente ti che le vostre lame possano... Non lo fate finire in acqua. Che le vostre lame possano essere sempre affilate, amico. E ciao. Aiuto, un assassino! Parliamo. Se tieni alla vita e alla libertà, unisciti alla nostra causa. Lotta per riportare la pace in questi tempi bui. Voi siete un'ispirazione, Effendi. Un maschio, brutto ma meno un maschio. Ok. Oh, ma la missione dov'è? Vediamo se lì c'è. Che vi devo dire? Aiutiamo l'abitante di nuovo. E risolviamo il problema così. A posto. Combatti per una causa onorevole e giusta, non solo per la tua vita. Se posso aiutare altri come tu hai fatto con me, lo farò volentieri. Va bene, allora andiamo avanti. Che due palle però, Niente ragazzi, scomparsa la missione. Andiamo qua. Scomparsa la missione. Assurdo. Ok, vediamo se qua ci va bene, se dobbiamo solamente aiutare l'abitante. Oddio, sta rivolta è particolare. No, questa è la missione, questa è la sua. Ehi tu, hai l'aspetto di uno che ha una grande opinione di se stesso. Ma a me sembra... Sì, è vero. ...spregevole. Che cosa mi dici di questo, Pidocchio? Ce la farà a botte il rissoso. Se avessi un messaggio per te, amico, lo recapiterei a tua madre. Come osi? No. Ti faccio vedere io. Spento. Vieni qua, abitante, vieni. Ma io poi lo devo reclutare? In pace i passanti. Prendi la tua ricompensa? Invece no. Fai sul serio. Sei caduto in trappola, vecchio. Ma che trappola, vieni qui. Guarda come ti smonto, vieni. Vai, bellezza. Dai, dai, dai. E c'è anche il terzo? Sono... Eccolo. Non ne hai abbastanza? Vai. Vabbè, saranno tre per forza, dai. Vai, vai. Numero perfetto di solito. Vai. Siamo pari, d'accordo? Sei un combattente abile. Anche tu, benché un poco incauto. Che ne diresti di mettere quei pugni al servizio degli assassini? Vuoi dire fare a botte per una causa e non soltanto per diletto? Adesso non gli sta più sui coglioni. Certo che potresti addir... Bellissimo. Evette, ti credo, amico. D'accordo. Posso avere la ricompensa? 350, buono. Buono, il rissoso l'abbiamo portato a termine. Dai, così. Ok, bene, finito il rissoso c'è da andare a fare il prossimo, che non ho idea di dove sia. E... qua. Speriamo. Dio, proteggimi! Niente, è la seconda volta che mi scompare la missione. So che fa. Fuggire! Subito! La potenza del
Torniamo laggiù. Ragazzi, è un bug grave questo, eh? Ma gravissimo. Ok, tu cosa mi offri? Aiuta l'abitante, che palle. Parla e morirai più veloce. Farò a pezzi l'uomo di bizantini. Tempesta di frecce? Vedrete. Forse se ti spezzo un braccio sarai un po' più disponibile. A posto. Ma come ci riesci? Ah, presto, prendetelo! Merda, più veloce! Sta scappando! Merda! E vaffanculo. Davvero abile a eliminare... Non meriti la solitudine. E non c'è bisogno che tu provi paura. Lascia che ricambi la tua cortesia con l'azione, assassino. Se mi accetti, mi unirò alla tua causa. E allora si è unita. Andiamo avanti. Un'altra donna. E dove andiamo? Andiamo qua. Certo che il reclutamento, ragazzi, ti fa essere ricercato non un po', un bel po'. Ok, che succede? È itinerante questo. Chi sei? Hai nulla da temere, amico. Non rivelerò la tua identità. Ah, il cielo te ne renda merito. Scusa l'esuberanza, ma anch'io mi addestro per diventare un assassino. Sono forte, veloce e un discreto donnaiolo. Promettente. Importante. Che ne dici di una gara? Ti mostrerò la mia abilità. Diciamo fino a quel punto laggiù. L'allievo. Va bene, ragazzi. Bene. Battiamolo. Qualche istante. Va bene. Via! Buonasera. Togliatevi tutti da coglioni. Te l'ho detto che ero bravo. E più che altro capissi dove andà. Ma sei stronzo! Dai, però! Andiamo! Ma quanto sei stronzo? Parecchio. Forza! Via. Oh, stiamo rischiando di non farcela, Avete visto anche voi? Devo essere... Ma è sopra, sì. Non l'ha preso. No, vabbè, raga. Non l'ha preso. Quello non può essere il prodotto di una mensa. Perché? 12 13, dobbiamo farcela, dai, ce la facciamo. Non fate... E la cavi, vecchio! Lo so, mica scemo, Ezio. Talento naturale. Yarman, quello chi è? Ella, vieni a conoscere il mio nuovo mentore. T'avevo detto che era un assassino, amore mio. E tu che ne dubitavi? Merhaba, Effendi. Ci stavamo giusto allenando, Ella, e discutevamo di tattiche e cose simili, no? No, discutevamo di quando iniziare il tuo addestramento. All'alba, ogni giorno, Torre di Galata. Intesi? Evet, certo, mentore. Poi ogni volta che c'è scritto Evet metto tra parentesi sì, come se non si sapesse. Pure 350 acce, perché così si chiamano. E allora, boh, tento la fortuna qui. Avete visto anche voi? No. Siate maledetti. Ok, ragazzi. Mi avete rovinata. Spero che i giannizzeri vi cavino gli occhi e vi taglino le mani. Chi è questa matta qui? Che cosa vi turba? Quei bruti laggiù. Mi hanno attaccata in casa mia derubandomi di ogni cosa. Vi prego. Che stronzi. L'acrobata. Poi dopo di lei ne mancheranno due. Giusto per fare il punto della situazione. Dai, ma perché non ha funzionato la tempesta di frecce? Che palle! Ecco. Devo la vita, signore. Ma devo chiedervi un'altra cortesia. Potete seguirmi? Dove andiamo? Ok. La mia bottega dove mi hanno aggredita inizialmente. Temo che abbiano distrutto... Temo. ...tutto ciò che possiedo. Fate strada. Ah,
Sì, però figliola, deciditi, domanda. Ok, di qua. Via. Ma infatti mi pareva la missione fosse un po' troppo corta per finire lì. Devo assolutamente abbassarmi il livello di ricercato, se no è un problema. Fuori, maledetti ladri! Fuori dalla mia bottega! Bravi! Il vostro aiuto è stato prezioso, signore. Mi dispiace non avere altro che il mio rispetto da offrirvi in cambio. No, non mi dovete alcunché. Ma potreste mettere le vostre abilità a servizio degli assassini. Siete brava ad arrampicarvi e potreste imparare ancora molto. Vi sono grata per l'offerta. Davvero. E va bene. L'acrobata l'abbiamo portata a termine. E andiamo avanti. Intanto magari sarebbe meglio un pochino abbassarsi il livello di sospetto. Che ne dite? E nel frattempo provo ad andare qui. E allora vediamo qua. Aiuta l'abitante. Ok, questo è uno di quelli. Un lusso che certuni non possono assolutamente perdere. Classici. E via. Ok. E dai così. Dica. Non meriti la solitudine. E non c'è bisogno che tu provi paura. Lascia che ricambi la tua cortesia con l'azione. Se mi accetti, mi unirò alla tua causa. Va bene, Ibrahimovic Nefer. È una battuta, ovviamente. Dove andiamo? L'attento lì. L'attento. Abbiate un po' di... Ok, signori, andiamo dal prossimo. Chi è? Ehi, voi potete aiutarmi? Che cos'è che ti... Il vendicatore o i mendicanti? C'è una pazza che getta il malocchio sulla gente con monetine d'argento. Malocchio? Beh, non... Prezziamolo finocchio. Usa vecchie monete bizantine. Ce le infila nelle tasche di soppiatto quando siamo distratti. E non è affatto divertente. I mendicanti. Vedrò di dare un'occhiata. Non ti agitare. Ridurre al minimo indispensabile l'afflizione. Allora, chi c'è da cercare qui? È andata di qua. Ok. Sarà lei? Sì. Non te la caverai così. Guardie! Tu, ferma! Vieni che ti piglio. Ok, va bene. L'ho inventato. Infilare monete senza valore nelle tasche degli uomini. Ti hanno mai scoperta? No. Mai. Benché di tanto in tanto abbia anche preso del denaro. Ma soltanto per mangiare. Perché non fai un uso migliore di quel trucco? Schierati con gli assassini. Lavora per una giusta causa. Beh, sarebbe bello far parte di qualcosa più grande di me. Va bene. Lotterò con voi. Saggia decisione, 350 acce e andiamo avanti. E dove andiamo però? Dall'altra parte, no. Va bene. Ed eccoci qua l'ultimo, io credo che sia appunto il vendicatore. Yes. Ferito, morte. Può darsi. Ti prego, aiutami. Trova l'uomo che mi ha ridotto così. Dovrei chiamarti un medico. No, non c'è tempo. L'uomo che mi ha fatto questo sta cercando mia moglie e mia figlia. Se le trova, Dio solo sa cosa farà. Se ti sta a cuore la giustizia, amico, ti prego, non lasciare che quel mostro faccia del male alla mia famiglia. Va bene, il vendicatore. Me ne occuperò io.
Quindi chi è che salviamo? Non si sa. Se li ho già mandati a scarrozzare in giro, non vi preoccupate. Allora, il bersaglio potrebbe essere... L'ho visto. Da dove pensi che venga? Un altro straniero. Vieni qua. Io sbatto, lo vedo. Non mi dire che scappa. Per pietà, non c'è. Ma vaffanculo. Ma sì, ma acchiappalo però. Che Dio mi aiuti. Torniamo dall'uomo, però prima finiamo questi. Dove tessono mantelli del genere? Spariti. Va bene. Io intanto ne approfitto, sai. Che da fuoco. Grazie. Merda. Meglio sparire. Ma che... Fermatelo, prego. Ma perché? Tanto non mi trovi. Sono più veloce e più furbo di te. Valeva la pena di morire per questo? Anche se non è noto di quanto sostegno goda in quella zona, non c'è dubbio che approfitterà di te. Ma dai, ma vaffanculo te e i sassi, Babbo Natale e le luci. Sparmiatemi, non sono nessuno. Non volevo farti del male, ma mi hai costretto. Complimenti. Comunque ragazzi, abbiamo finito, ma ve lo dico. Poi state anche vedendo che siamo in fondo al video. Diversi mesi per permettere la riparazione delle sue fondamenta. Sì, apprezzano l'ironia e sì, questa volta hanno assunto un architetto diverso per sovrintendere ai nessuno può salire quassù, vattene! Nessuno ti vuole. Occhi signori, ci siamo. È fatta. Come ti senti ora? Le mie ferite guariranno e il mio cuore è sollevato sapendo che la mia famiglia è salva. Come posso ripagarti? Unisciti a noi quando ti sentirai meglio. Un uomo col tuo senso dell'onore ci farà comodo. Evet, lo farò. Stanne certo. E va bene ragazzi, 350 acce dentro e abbiamo portato a termine le missioni reclutamento assassini. Alla prossima.